Ragazzi, sensazioni per la partita di oggi? Vittoria 2-0. Ma ti sta stupendo questa Lazio? Un pochino sì. La cosa che più ti sta piacendo? Via. Può diventare una sorta di capocannoniere secondo te? Oddio, non esageriamo. Te la butto lì, recente, visto anche che la Lazio sta giocando molto bene. Obiettivo stagionale quale potrebbe essere? Finale d'Europa League. Ce lo lasci un pronostico per oggi? 2-0. Ragazzi, sensazioni per la partita di oggi? Ottime. Sorpresa da questa Lazio? Molto. Penso come tutti, no? Ti aspettavi una partenza del genere? No, assolutamente. Cosa ti sta piacendo di più? Il carattere, la grinta. Basterà carattere e grinta per poter arrivare in alto in campionato? Basta, come non basta? Dai. Ah, se te la butto lì, vai. Visto che ti ha sorpreso questa Lazio, quale potrebbe essere l'obiettivo stagionale? Tanto Europa League. Poi quello che viene. Si può arrivare anche in finale di Europa League? Sì. Oggi invece che cosa ti aspetti? La vittoria, semplice. Un pronostico ce lo lasci? 2-0. Gol di? Tati. E? Beh, e poi un altro. Ragazzi, sensazioni per oggi? Speriamo di vincere. Vi ha stupito questa Lazio fino ad ora? Sì, meglio dell'anno scorso. Dai. Qual è la cosa che più vi è piaciuta fino a questo momento? Beh, diciamo il reparto offensivo. E rispetto all'anno scorso riusciamo meglio, arriva comunque sul fondo anche con Nuno Tavares. Meglio, diciamo, dai. Allora, te la butto lì, visto che si sta parlando tantissimo anche delle prestazioni di Dia, del Tati Castellanos, secondo voi chi potrà segnare più gol in questa stagione? Secondo me Castellanos, anche perché gioca più avanti. Comunque viene supportato da Dia. Vedendo quello che sta facendo la squadra, secondo voi quale può essere l'obiettivo stagionale? Dai, siamo sull'Europa League, secondo me, perché comunque non abbiamo una rosa così lunga. Si può arrivare in finale? Difficile, speriamo, però è difficile. Invece per la partita contro l'Empoli, che partita vi aspettate contro la miglior difesa, una delle migliori difese del campionato? È tosta, comunque non l'hanno mai perso, però speriamo che di riuscire a vincere, insomma, dai. Un pronostico? 2-0. Con gol di? Secondo me Zaccagni lo fa. E diciamo Castellanos, dai. Secondo te invece? 2-1 per noi Dia Castellanos. Ragazzi, sensazioni in vista della partita con l'Empoli? Vogliamo vincere, sta Lazio è forte. Vi ha stupito fino a questo momento la squadra? Squadra fortissima. Io non me l'aspettavo invece, devo dire. Sì, perché? Stimavo molto il mister, lo stimo ancora. Siamo fiduciosi. Continua così. Ma si potrebbe essere protagonisti in vista di questa stagione per qualcosa di importante? Ce la giochiamo per la Champions. Si può addirittura arrivare in Champions? Sì. Certamente, perché no? L'obiettivo stagionale, a parte la Champions, potrebbe essere anche una finale di Europa League? Sarebbe un sogno. Partiamo sicuramente. Oggi a cosa bisogna fare attenzione? È comunque una squadra che sta facendo buone prestazioni. Bisogna fare attenzione. Cali di tensione, stanchezza per la partita di giovedì con Nizza. Ve la butto lì, visto che Dia e Castellano sono i due protagonisti di stagione, chi segnerà più gol tra i due? Io spero Castellano. Ma Dia non scherza però. Un pronostico per oggi? 2-0. Con gol di? 1-1, sì. Castellano 1-2.